un'auto da 367 cavalli non si può guidare solo sui rettilinei. Quindi altro giorno, altro percorso. Ho lasciato l'autostrada perché ho bisogno di un po' di curve. Meccanicamente la SLC non ha stravolto l'impostazione della SLK di terza generazione, quella che è uscita nel 2011. Anche se quella che preferisco per lo stile devo dire che rimane ancora quella del 2004, quella col nasone. Ma adesso che cambiano tutte le sigle e AMG è diventata così importante nel panorama Mercedes, tutte vorrebbero somigliare alla AMG GT. Quel che convince di più qui è il buon bilanciamento delle masse. L'ultima SLK che ho guidato, ricordo che aveva l'8V, quindi tanto peso sull'avantreno e sottosterzava tantissimo, e poi aveva anche un cambio del tutto inadeguato. Qui invece, tolti un paio di cilindri, si è tornati a un ottimo equilibrio generale. Anche grazie alla gommatura differenziata da 235 mm davanti e 255 mm dietro su cerchi da 18. Lo sterzo è molto rapido e sui curvoni veloci le traiettorie vengono molto naturali, però per avere il massimo dal motore e dal cambio a 9 marce bisogna mettere il selettore su Sport Plus. Naturalmente la SLC va benissimo anche con tutte le altre tarature come Eco e Comfort, ma con Sport Plus c'è molta più vivacità e soprattutto si sente bene il rumore del motore. I quattro freni a disco ventilati sono quello che ci vuole, si può arrivare belli veloci e contare su di loro. Il pedale non è di quelli che all'inizio ti danno molto, ma quando lo si preme a fondo morde fortissimo. Su strada statale il consumo medio di questa 3 litri biturbo si attesta intorno ai 12 km con un litro. Però continuate a seguirci perché fra poche ore arriverò in redazione a Rozzano e la parola passa agli altri colleghi di 4 ruote.